to make her so inside the blonde. Love devastation, so inside the blonde. You want to make her so inside the blonde. Love devastation, so inside the blonde. No, 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 solo chi c'ha fede, so inside the blonde. Solo chi c'ha fede, so inside the blonde. Solo chi c'ha fede, so inside the blonde. Solo chi c'ha fede. Eccoci, buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Complimenti a Nicole, la Mimì Sara Band, sempre presente, il nostro Giorgio dei Fast Food Freestyler. Avete visto con i suoi trick, una meraviglia. Ebbene, siamo ancora insieme per una nuova puntata di Solo Chi C'ha Fede, il lato umano dello sport. Andiamo a scavare per sapere qual è l'intimo dei campioni del mondo, degli olimpionici che sono stati seduti proprio qui nel nostro salotto. Chi conosciamo quest'oggi? Beh, è il funambolo della sbarra per eccezione. Vediamo la clip selfie. Ciao a tutti, sono Igor Cassino, ho vinto la medaglia d'oro ad Atene nel 2004 nella ginnastica artistica, realizzando quindi il mio sogno. Oggigiorno sono un coach del benessere insieme alla bionda Valentina, la mia fidanzata. Siamo a trascorrere una bellissima serata in compagnia di cari amici. Fede, ci vediamo domani. Alla grande, ciao! Signore e signori, con noi Igor Cassina! Igor, è un piacere averti con noi. Ti abbiamo visto in una delle rubriche di Non abbassare mai la guardia della nostra Sonia De Biase e i nostri telespettatori hanno richiesto la tua presenza qua in studio perché volevamo conoscere la tua storia nei dettagli. Allora, vogliamo iniziare innanzitutto con chi è Igor Cassina, ma tu come ti definisci? Buonasera a tutti, innanzitutto come si definisce Igor Cassina? Beh, indubbiamente è un ragazzo che ha avuto la grande soddisfazione di realizzare un sogno che aveva fin da piccolino e oggigiorno continuo a sognare perché credo che l'essere umano debba vivere di sogni. Quindi ho tanti sogni e tanti obiettivi da raggiungere e fondamentalmente sono un ragazzo alla quale piace la vita a tutto tondo. Oh, direi che questa è una bella introduzione. E allora capiamo qualcosa in più di Igor Cassina tramite C'è Fede e Fede. Perché c'è fede, perché c'è fede, perché c'è fede, oh hey! Ed ecco, c'è fede, fede, importantissima la fede nella famiglia. E in questo caso io vorrei chiederti dei tuoi genitori. Tu hai iniziato molto piccolo, tra l'altro hai iniziato con lo judo. A 5 anni potevi diventare uno judoka, poi invece a 9 già eri un piccolo campioncino della tua attività. I tuoi genitori quanto sono stati importanti in questo? Allora, i miei genitori sono le persone che mi hanno dato un filo logico nel mio percorso di vita, quindi mi hanno dato un grande insegnamento attraverso regole, discipline e rispetto e questo l'ho poi messo in pratica nello sport che mi ha forgiato e temperato. Ho iniziato sia giovanissima età a fare judo, poi avevo un po' di difficoltà con il judoci, quindi non riuscivo a metterlo e quindi ho seguito le orme di mia sorella Mara, che saluto, grazie Mara, mi ha dato la possibilità di vivere un percorso incredibile e quindi mi sono appassionato, innamorato, entusiasmato alla ginnastica artistica a 6 anni e a 10 il mio grande sogno è sempre stato quello poi di centrare un obiettivo importante che credo qualcuno di voi sappia. E poi li racconteremo anche, anzi già che ci siamo, quante medaglie hai vinto? Che bella domanda, mai nessuno mi ha messo così tanto in difficoltà. Beh, diciamo che quelle importanti, veramente prestigiose, sono 13. Diciamo che dovrei chiedere a mia mamma perché è lei che conserva un po' tutto e lì si potrebbe andare su numeri decisamente un pochino più a 2-3 zeri. 13, tra cui ricordiamo ovviamente l'oro di cui tu ci hai parlato nella clip selfie, ma parliamo dei tuoi ori però, un attimo. Sì, allora l'oro di Atene, quindi il 23 agosto del 2004, indubbiamente è stata la consacrazione di un percorso di vita, perché troppo spesso si pensa che per vincere un'Olimpiade o fare un risultato di spicco ci si prepara negli ultimi 4 anni, quando
bisogna pensare che per arrivare al top e realizzare il sogno di una vita, il percorso inizia fondamentalmente dalla prima volta che metti il piedino in palestra. Quindi attraverso un lungo percorso di allenamento e di rinunce piacevoli indubbiamente è arrivato questo oro, che è stato un oro non solo simbolicamente parlando per il risultato in se stesso, ma un oro fatto di un percorso che mi ha messo nella condizione di crescere, di diventare uomo e di diventare giorno dopo giorno sempre più forte, soprattutto attraverso le difficoltà. Igor, la fede nel rispetto, quanto importante è il valore del rispetto e i valori in generale per Igor Cassina? Per Igor Cassina il valore è tutto. Ovviamente ognuno si appoggia e ha più fede e attenzione magari in un valore anziché un altro. Il rispetto credo che sia una condizione sine qua non per il sottoscritto. Avere un concetto fondamentale basato sul rispetto ti mette nella condizione di migliorare te stesso in primis, perché nel momento in cui stiamo bene con noi stessi possiamo pensare di poter tendere la mano e aiutare il prossimo. E quindi il rispetto è una condizione di vita, un valore imprescindibile che bisogna dare e bisogna anche ricevere. Igor, la fede nello sport, tu adesso insegni anche ai giovani, è difficile al giorno d'oggi trasferire lo stesso amore, la stessa passione che tu hai messo nello sport? Diciamo che non è così semplice e sistematicamente un buon atleta non è detto che sia un buon allenatore. Ho avuto il piacere di allenare per poco più di 3 anni in un club, la Pro Karate, proprio vicino a casa mia, dove ho sempre vissuto a Meda, e mi sono rapportato in questo bellissimo percorso, in questa bellissima esperienza, dove allenare bambini che a 5-6 anni ti vedono, tra virgolette, un po' come un idolo, un punto di riferimento, indubbiamente è stato bellissimo. E per me è stato sognare un'altra volta e soprattutto vedere negli occhi di questi bambini allenarsi con la voglia e, come si suol dire, con la fame di migliorarsi. Poi il fatto di diventare un buon atleta, un campione, è secondario. E questo è stato bellissimo, mi ha fatto crescere, mi ha arricchito, anche se ho potuto percepire anche delle difficoltà, ma le difficoltà è bene viverle per forgiarci e diventare più forti. Come fai con i più indisciplinati? Rispetto a regole e disciplina. Oggi l'allenamento è questo: c'è qualcosa che non va, non hai piacere nel farlo perché pensi di voler fare qualche capriccio? Guarda, la porta è proprio quella. Sistemi semplici, efficaci e di poche parole, direi. Bene, bene, Igor. Allora, vorrei capire qualche cosa in più insieme ai nostri telespettatori attraverso i racconti delle tue foto. È il momento di Foto Ricordo. Prima immagine. Ed eccoti qua, con i cerchi olimpici. Cosa racconta questa foto? Dove siamo innanzitutto? Siamo in piazza del comune a Meda, sul balconcino, insieme al sindaco, insieme al mio allenatore. Dietro c'è mia sorella Mara, Maurizio Alievi, il mio allenatore primo, e il mio secondo allenatore Franco Giorgetti. Questo è stato un momento indubbiamente magico, magico perché rientrato da Atene sono stato un pochino assalito dai media, dai fan, da tutti coloro che insomma mi avevano sempre seguito nel mio percorso, anche da persone nuove. Questo è stato bellissimo. E il ricevimento, grazie ai miei concittadini, con più di 5.000 persone in piazza, è stato qualcosa di magico. Ho vissuto sinceramente una favola, una magia che non mi sembrava vero quello che mi stava accadendo, ma anche oggigiorno il fatto di essere qui con voi e esternare la mia storia e la mia esperienza a volte mi fa dire: ma è stato veramente vero? Quindi è vero? Seconda foto. Questa è la vittoria del tuo oro olimpico, Atene 2004. Raccontaci, qua il tuo sguardo è assolutamente comunque emozionato, è un misto di tutto. Raccontaci di questa immagine. Guarda Fede, vedendo questa immagine ancora di più mi viene da farvi passare quello che ho detto precedentemente. Quindi questa immagine insomma racchiude il simbolo di un sogno perseguito e inseguito costantemente dall'età di 6 anni fino a 27. Grazie. Prossima foto.
My big family. Abbiamo parlato della famiglia inizialmente. La tua famiglia, allora li vogliamo presentare uno ad uno? Sì. Dove siete innanzitutto? Vediamo qui la signorina bionda a Los Angeles, a Hollywood, precisamente nel 2003 al campionato del mondo, dove ho vinto la medaglia d'argento. La signorina bionda, mamma Tiziana, Tizi, mia sorella Mara. Un applauso, Tiziana, vai. Mia sorella Mara. Sorella Mara. Poi vediamo un ragazzo abbastanza alto, dovrebbe chiamarsi Igor, ok? Cassina forse? Cassina, sì. E poi il Carluccio, babbo. Mio papà che è mia fonte di ispirazione. Come da mai? Tutti i punti di fonte vista. Di ispirazione il papà? Fonte di ispirazione perché quando parliamo di rispetto, di etica, disciplina, è un lavoratore con la L non maiuscola, ma di più ancora. Ma soprattutto come? Perché c'è modo e modo di arrivare a un risultato nella vita, c'è modo e modo di creare un business, c'è modo e modo di essere una bellissima donna. E quindi mio papà ha creato quello che ha creato, umilmente parlando, con un percorso di vita straeccezionale. Quindi lo ammiro tantissimo e mi auguro in questi anni di avergli dato quelle soddisfazioni che si merita e di continuare così. Mi voglio soffermare un attimo sul discorso del tuo papà, perché volevo chiederti, nei momenti in cui... nei tuoi momenti di più fatica, nei momenti in cui magari hai mai voluto mollare, hai mai pensato basta, finisco qua? C'è stato un momento. C'è stato un episodio. Volevo sapere il tuo papà in quei momenti che cosa ti diceva. E mi ha detto: vieni a lavorare con me in bottega. Ah, ti ha detto così, fantastico. No, scherzi a parte, più o meno è andata così. Diciamo che nell'anno delle Olimpiadi del 2000 sono stato escluso da un campionato europeo e quindi volevo lasciare l'attività. La faccio breve, ho fatto 3 mesi comunque allenandomi il pomeriggio e il mattino andavo a lavorare in azienda della mia papà, che è un'azienda nel campo del mobile, da buon Brianzolo, vivo a Meda, quindi città del mobile. E pensavo di fare questo ultimo campionato italiano assoluto per dimostrare a me stesso il mio valore e anche a chi non aveva creduto in me. E ho partecipato al campionato italiano assoluto lavorando al mattino da mio papà e al pomeriggio agli allenamenti, ho vinto il campionato italiano assoluto, sono andato poi a Sydney nelle Olimpiadi e quindi il resto è storia, come si suol dire. Prossima immagine. L'amore. Vogliamo parlare di lei? Certo, con piacere. Ciao Valentina, ci stai seguendo? Sicuramente sì. Ti amo! La salutiamo tutti. Ciao Valentina, ma che bello questo saluto. Bello. Parlaci di Valentina. Sì, Valentina l'ho conosciuta poco più di 4 anni fa. Lei è una ragazza veneta, trevigiana. L'ho conosciuta in Brianza. Quindi è stato un po' difficile per me farle capire che realmente mi interessava da tutti i punti di vista, non solo perché era una bella ragazza. E ho convissuto con lei a distanza per 3 anni e mi sono innamorato fondamentalmente per i suoi occhi, la sua dolcezza e il fatto di stare vicino a me solo ed esclusivamente perché penso di aver capito che un po' gli piaccio, al di là di aspetti che sono inerenti a sport o altre cose, per me è stato molto importante. E poi quando sono con lei riesco a essere me stesso. Questa è la cosa più bella. Ok Igor, adesso ci addentriamo nelle tue emozioni ancor più con My Music. Primo brano. To break us, looks like they'll try again. Wild boys never lose it. Wild boys never chose this way. Wild boys never close your eyes. Wild boys always shine. Fantastici, Duran Duran, mitici. Mitici Duran Duran, per l'esattezza, quando avevo 8 anni, i miei genitori mi avevano regalato una radiolina, io stavo girando le frequenze e su quella frequenza ho sentito la canzone dei Duran Duran, Wild Boys. E parlando con i miei genitori, mia sorella ha detto: Mara, Mara, ho trovato dove fanno sempre questa canzone. Io credevo che in quella radiolina messa in quella frequenza sempre sistematicamente davano quella canzone, solo che quando l'ho scoperto ci sono rimasto un po' male, ma quella canzone mi rimarrà nel cuore per sempre. Prossimo brano.
troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Para, para, pa. Adriano Celentano, Azzurro, un pezzo che raccontaci cosa ti ispira, perché Azzurro ispira tante cose. Sì, allora Adriano Celentano l'ho sempre seguito fin da piccolino, da comico a showman, i concerti, la musica, mi è sempre piaciuto come personaggio. E quindi questo mi ha indotto poi a, non dico a crearmi una filosofia di vita sulla base di quello che lui era, però mi ha sempre indotto a essere lì davanti al teleschermo ogni volta che sapevo che faceva qualcosa. E musicalmente parlando, le sue canzoni mi hanno sempre dato una sorta di spensieratezza e leggerezza. Questo mi ha sempre molto attratto. Senti, ma una canzone che ti tira fuori un'emozione particolare, ad esempio, una canzone che ha caratterizzato l'incontro tuo e di Valentina? Blue degli F-65. E quindi, prossimo brano! Questa l'abbiamo preannunciata. Mi aspettavo un pezzo romantico, un brano, sai, un classico brano romantico. Invece la vostra canzone è questa. Sì. Dare un senso a tutto quello che ci accade penso sia un valore aggiunto. Dopo che le ho dato il mio primo bacio, dopo non vi dico quanto perché sennò dite no, Igor, diccelo. Ma no, non me la sento, no, perché diccelo. Ci sto male. Insistiamo, pubblico, lo vogliamo sapere, dai, forza. Bene sì, 8 mesi per ricevere un bacio, perché comunque Valentina in quel momento, quando l'ho conosciuta, stava vivendo una situazione sentimentalmente parlando un po' delicata, e quindi per me è stato difficile farle capire che le volevo sinceramente bene, quindi ci tenevo a lei e volevo conoscerla. Quando mi ha dato questo meraviglioso bacio, che anche lì ho detto ma è vero, cioè forse ancora peggio rispetto all'oro di Atene, quando siamo poi saliti in macchina ho sentito la canzone che abbiamo appena ascoltato e quindi ho voluto associare la canzone, poteva essere qualsiasi, ma il senso di associare un momento magico alla canzone che il destino, il fato ha voluto per me, per noi. Bene. È arrivato il momento di testa o cuore, caro Igor, perché sembra semplice. Noi vorremmo mettere testa e cuore in tutto ciò che facciamo, come fa il nostro partner Bricofer. Invece tu dovrai scegliere nelle prossime immagini se testa o cuore categoriche. Uno deciso come te mi aspetto nessuna incertezza. Yes. Testa o cuore? Prima immagine. Dove l'hai fatta questa foto? Allora, questa bellissima foto l'ho fatta in Val Passiria, nel Tirolo, nel Sud Tirolo, è il posto dove sono sempre cresciuto fin da piccolino. Amo la montagna, amo il verde, amo una passione che mi ha trasmesso mio papà Carlo, il grande Carlo, e quindi se devo guardare questa foto, ovviamente cuore. Cuore. Vediamo se la prossima sarà testa o cuore. Oh là là. Ce l'ho la risposta. Questa è Pechino 2008. Pechino 2008 ti porta a un quarto posto e un qualche rammarico. Prima di tutto, testa o cuore, poi spieghiamo perché. Allora, questa immagine è indubbiamente testa. Testa perché? Perché dietro un qualsiasi tipo di risultato, nell'ambito della vita, la testa fa la differenza. Quindi è giusto mettere il cuore perché è l'essenza poi. Ma nel momento in cui la testa non è pronta, non sei lì, non sei concentrato, non hai il tuo focus, non sai perché stai facendo quello, difficile che possa uscire qualcosa di magico.
Senti, questo un piccolo errore, una piccola imprecisione ti è costata al podio in questa occasione, lo vogliamo raccontare? Sì, precisamente nel 2008 avrei avuto la possibilità di prendere un'altra medaglia, indipendentemente dal colore, però una medaglia ci sarebbe stata sicuramente. Una piccola imperfezione, un errore che pensate negli ultimi 3 mesi di allenamento e di preparazione non avevo mai fatto, e quindi in quel momento sono stato io che sono andato con troppa foga. Piuttosto di fare l'esercizio bene, ho voluto farlo ancora più bene, al meglio, e sono andato alla ricerca di troppa perfezione, e questa perfezione mi ha messo nella condizione di metterci troppo. E in uno sport così complesso come la ginnastica artistica e preciso, devi mettere il giusto, né troppo poco, né il giusto. E quindi un quarto posto, che però in retroscena bello e positivo, perché c'è sempre il lato positivo. Quarto posto, la medaglia di legno. Mio papà, che lavoro fa nel campo del mobile, l'ho fatto per lui. Grande. Bene Igor, allora andiamo verso l'angolo tra il dire e il fare. Andiamo! Ed eccoci Igor, finalmente, banco Black & Decker, tra il dire e il fare. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Igor Cassina quest'oggi. Come vedi hai i punteggi dei tuoi predecessori, Molfetta 11 è ancora in testa. Cosa ha fatto? In 60 secondi dovrai fare i fori con il trapano e poi con l'avvitatore avvitare queste bellissime viti. Più viti riuscirai ad avvitare in 60 secondi e vediamo se riuscirai veramente ad essere il primo classificato tra i nostri precedenti campioni. Occhiali per te, stai controllando tutto? Allora, ti vediamo in sicurezza perché poi ci mancherebbe, guarda. Vediamo se il movimento Cassina funziona anche con il fai da te. Ti do il tempo, iniziamo, sei concentrato? Sì. Tipo pregara devi essere, capito? Okay. Ci sei? Bene, allora ragazzi, ci siamo? Pronti al tempo? Via! 60 secondi per Igor! Forza! Vai, 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 vai Igor, vai, vai, vai! Forza, 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 forza! Vediamo se ci riuscirai! Ricordati che il primo classificato è Carlo Molfetta con 11 viti finora! Forza, forza, forza! Che potenza ragazzi! Subito con le viti, vai grande Igor, vai, 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 vai! Allora, siamo a 23 secondi, 23 secondi, forza! Forza Igor, vai! E siamo già a 3 viti ragazzi, 3 viti! Vai Igor, vai, vai, vai! Forza, 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 forza! Vai, 4 viti, siamo a 39 secondi! Hai ancora 20 secondi, forza! Forza, forza, forza! Vai, 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 vai! Siamo 1, 2, 3, non le conto ancora, forse, forse ce la fa! 50, hai ancora 10 secondi, Igor! 10 secondi, 10 secondi, forza, forza, forza! Hai ancora 10 secondi, ancora meno, 2, 1, stop! Ok, guarda, non sei andato male però, direi, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Purtroppo la mezza non la possiamo contare perché siamo assolutamente severi in questo. 9, non è male, direi che comunque è uno dei punteggi che vanno per la maggiori. Anche guarda, Danilo Callegari 9, Simone Butti 9, Valerio Bertotto 9. Grande. E aggiungiamo anche il nostro Igor Cassina, ecco qua. 9, sei al secondo posto comunque. Beh, non dai, è un male, eh? Sul podio un altro ci argento piace. Che ti porti a casa, vediamo alla fine del nostro anno. Ti metto qua, ecco, con gli altri. Okay. Eccoti qua, perfetto. Bene. Grande. È stato divertente. Vieni, vieni Igor, andiamo. Hop. Beh, non sei andato male, dai. Allora, Igor, prima di salutarci vorrei chiederti del movimento Cassina, perché i giovani sono esaltati col movimento Cassina. Lo vogliamo raccontare brevemente prima di salutarci? Se pensate alla sbarra, il corpo allineato sulla verticale, si lascia l'attrezzo, si eseguono 2 salti mortali all'indietro con il corpo e le gambe completamente tese. Si aggiunge anche un avvitamento di 360 gradi sull'asse longitudinale e poi si riprende la sbarra. Quindi questa evoluzione ha fatto sì di avere il riconoscimento dalla Federazione Internazionale come movimento Cassina, che rimarrà per la storia, anche quando sarò nell'Alto dei Cieli. Complimenti, davvero.
Lo conoscono tutti, lo conosciamo tutti, ma non potevo non fartelo raccontare. Vogliamo fare, come sempre di consueto hanno fatto anche i tuoi colleghi precedentemente e hanno occupato questa poltrona, un... ragazzi, hanno fatto questo? Questo non l'ha fatto nessuno. Questo non l'ha fatto nessuno. È impossibile che hanno fatto questo. No, no, è impossibile. Senti, Igor, un consiglio, delle parole che vuoi portare ai giovani che intraprendono la tua carriera, anche ai genitori i cui figli hanno questa passione. Sì, allora. A te. Grazie per questa opportunità. La vita innanzitutto è un'opportunità. Lo sport ci mette in condizione di diventare persone migliori. Vivete lo sport in maniera integra, in maniera serena. Cercate di allenarvi con costanza perché l'allenamento è la fase più importante della vita. Lo sport, il sentimento, il lavoro, la scuola, tutto è un allenamento. E cercate di individuare un grande sogno perché la vita è già un sogno di per sé. Dobbiamo viverla a pieno e al meglio, individuiamo il nostro sogno e grazie allo sport indubbiamente tutto potrà essere più semplice. La fatica di oggi è il risultato di domani. Igor, noi ci salutiamo. Grazie davvero per essere stato con noi. Sei stato un ospite splendido. Saluta i nostri amici di Solo Chi C'ha Fede. Solo Chi C'ha Fede, ale a bomba! Grazie Igor, ti puoi accomodare, grazie. Grazie. Grazie a Igor Cassina, grande olimpionico, grande campione del mondo. Bene ragazzi, ci siamo perché è il momento di conoscere quello che sarà il secondo ospite. Il secondo ospite è un ospite che fa capire a tutti noi che niente è impossibile, davvero. Che bisogna sorridere, darsi da fare e diventare dei campioni si può. Sempre e comunque. Volete sapere chi è? E io ve lo dico dopo la pubblicità. Forza, ci vediamo dopo! Suicide the blonde.